Prego mister, allora com'è andata questa annata? L'annata è andata meravigliosamente bella, sì? Abbiamo raggiunto dei risultati incredibili, la società è stata grandissima, lo staff tecnico veramente meraviglioso, abbiamo avuto dei risultati sia a livello di settore giovanile, la scuola calcio è cresciuta in un modo incredibile, ma questo deve essere soltanto un punto di partenza, perché l'anno prossimo partiremo con un'organizzazione ancora migliore di quello di quest'anno per permettere a questi ragazzi di raggiungere il più bel risultato possibile che si possa raggiungere nel calcio, il divertimento e perché no, qualche sogno di qualche ragazzo ci deve essere nel mondo del calcio, se no è inutile che stiamo qui. Bene, sognare mister, è bello, ok? Mentre giocarlo invece cosa mi racconta di questa annata? È stata una bella annata, mi sono divertito tanto, proprio oggi ho superato i 30.000 post pubblicati sulla nostra pagina, più di 1.300 video, proprio oggi ho visto circa un'ora fa la Lega Nazionale Dilettanti mi ha dedicato un post. Bene, già, bene. Già che sta andando. Quindi tante soddisfazioni. Sì. Spero di avere le forze di continuare, in quanto forse proprio è l'antidoto della vecchiaia. Va bene, adesso andremo incontro a un po' di ferie, giusto? Sì. Per ricaricarci. Io fra qualche giorno andrò nel Salento, là c'ho un buchetto dalle parti di Gallipoli. Mi vado a fare qualche mangiata di pesce. So che ama particolarmente i ricci, vero? Ricci di mare, ricci di mare proprio. Mi raccomando però, si rimetta in forze per la nuova annata. Esatto, fra 15 giorni bisogna ripartire. Benissimo, allora un saluto a tutti. Grazie, allora saluto tutti e buone vacanze a tutti quanti che stanno in ascolto. Benissimo, auguri, buone vacanze e complimenti per quest'anno. Grazie mister Pellicciotta, auguri pure a te.